benvenuti al Magic Flute Show. Per me è una grande emozione essere qui. Questa sera ci sarà il seminario di Edu3D. Non sarò da solo nella conduzione. Qui con me c'è Gigliola Giurgola, che è la coordinatrice di Edu3D. Potrei dirvi tantissime cose su Gigliola, ve ne dico solamente una. Io le voglio un sacco di bene, ci conosciamo da tantissimi anni e lascio dire a lei qual è il suo compito e di che cosa si occupa in Edu3D. Buonasera a tutti, sono Gigliola Giurgola e come diceva poco fa Magic, mi dice sempre che avrebbe voluto me come insegnante dei suoi figli, ma Confermo. io lo sarei stata molto volentieri. E penso che questa sera avremo anche la dimostrazione che i nostri tutor di Edu3D sono insegnanti DAD, sono insegnanti che applicano e supportano la loro didattica con il digitale nei mondi virtuali. Edu3D, io sono intanto una comunità di apprendimento e pratica e il mio ruolo è di coordinare e organizzare attività culturali, educative, anche artistiche, se vogliamo, anche creative, e con un obiettivo in comune. Tutti i nostri amici tutor, colleghi, docenti e non docenti, abbiamo un obiettivo in comune: la ricerca, l'innovazione, la formazione. Facciamo attività di tutoring e coaching e tutto quanto per creare nuovi scenari di apprendimento nei mondi virtuali. Questa sera vi presentiamo alcune esperienze didattiche nel virtuale e partiamo subito con il primo relatore che presenterà Magic. Sì, e Quindi la parola anche Magic. qui, grazie Gigliola. Allora, il primo relatore di questo evento è niente po' di meno che Salazar Steinbach, è l'insegnante degli insegnanti. Salazar, se puoi raggiungermi qui sul palco, è Sì, co-owner tra l'altro ciao. di Pyramid Café. Ciao Sal, benvenuto. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, siamo amici e quindi hai visto che bella atmosfera. Guarda, io ho portato solamente una slide, voi farete vedere tante slide, io ho portato solo questa. Questa è un'immagine che, come tu sai bene, è stata per a lungo il banner del gruppo Edu3D Altspace. È stato il primo evento. Era appena scoppiata la pandemia e abbiamo fatto un evento congiunto Edu3D Pyramid Café. Su quel palco c'eravamo io, Salazar, Eva, che anche lei sarà qui con noi stasera, David Orban e quella è mia figlia. Quindi pensate quanto sia significativo per me. Adesso Gigliola, così come farà con te, farà per tutti, dirà un attimo. Due parole su chi sei, di che cosa ci parlerai. Io mi accomodo e a te la parola, Sal. Bene, allora intanto mentre Sal si accomoda verso la postazione, Salazar Steinbach è una persona che per noi è un guru, è il maestro dei maestri, è una persona creativa, eclettica, è una persona esperta di mondi virtuali, realtà virtuale, realtà aumentata. Che dire, quasi tutti noi appassionati di mondi virtuali e di digitale lo conosciamo perché è talmente esperto che prima o poi veniamo a contatto con lui. Nella vita reale lui è un analista programmatore, ma in Edu3D è il nostro ispiratore, il nostro guru, il nostro maestro. Che dire, si presenta da sé. Questa sera ci dà un contributo dal titolo Edu3D, comunità di pratica e metodologie DAD, didattica a distanza nei mondi virtuali. A Salazar la parola. Eccoci. Allora, dunque, questa la diapositiva Edu3D presenta un po' la comunità di pratica come l'aveva descritta già prima Giliola.
Il senso, tra l'altro lei ha detto che io sono il guru, sono il maestro, ma in realtà il senso di Edu3D non è tanto quello di avere dei maestri, ma di avere della gente che si cambia le sue esperienze, e le sue esperienze e le sue conoscenze, quindi c'è proprio la condivisione dell'esperienza, che è una cosa che è in comune anche con Pyramid Café. Infatti alcuni corsi, prima ancora di Edu3D, in Second Life, perché noi siamo partiti da Second Life, sono partiti anche con Pyramid Café, quindi Pyramid Café aveva anche lei questo interesse. Quindi comunità di pratica è un concetto molto, molto interessante, proprio come vi ho detto prima, in cui si diffonde e si sperimenta, quindi non è una cosa intesa come scuola o come educazione classica. Edu3D, perché si fa tutte queste cose qua in questo mondo che offre delle possibilità estremamente più, cioè per la prima volta forse, cioè, non so se è la prima volta, ma comunque è una possibilità incredibile che si hanno nei mondi virtuali di costruire dei mondi. Quindi noi siamo costruttori di mondi, costruttori di esperienze, e possiamo fare veramente molto, proprio fare ciò che è magico quasi. Quindi noi abbiamo anche il concetto di prosumer, che è un concetto classico che si usa anche da altre parti, cioè di invitare la gente non tanto a consumare, quindi da a qualcuno che gli insegni qualcosa, ma a produrre loro, cioè produrre nel senso che ognuno possa creare autonomamente delle cose che possono essere fruite, delle strutture, dei giochi o delle possibilità espressive di anche di vivere insieme, quindi anche delle cose di amicizia, cioè, che possono permettere di costruire una community o comunque anche un senso civico. Noi in Edu3D appoggiamo molto l'open source, quindi pensiamo che l'open source sia un qualche cosa che permetta attraverso la creazione di condividere e di arricchire l'umanità e non necessariamente soltanto l'ego delle persone, cioè è importante l'ego, ma che può essere manifestata e educata, insomma, con rapporto con gli altri. E infatti molto informale, quindi noi cerchiamo di costruire qualche cosa in cui non ci siano delle regole formalissime, ma che si stia in modo, cioè, divertente, insomma, più che divertente, diciamo che ci siamo tranquilli, sereni, no? Cioè senza bisogno di creare delle cose strane, insomma. Poi passiamo alla prossima. Ecco, tra l'altro, questo incontro che facciamo stasera, in realtà l'abbiamo già fatto anche in OpenSim, che è il mondo in cui è nata di fatto Edu3D. OpenSim Craft, che è un mondo virtuale simile a questo, non ha l'accesso a quei visori, però è un punto di riferimento a cui noi sempre facciamo riferimento. Comunque, mondi virtuali, che sono quelli su cui noi lavoriamo, permettono di lavorare proprio con questi, cioè di creare questi mondi che abbiamo detto, quindi soprattutto crearli insieme. Praticamente possiamo, delle persone possono unirsi e creare uno costruisce un pezzo di una cosa, proprio a livello costruttivo, e poi un'altra persona costruisce un altro pezzettino e vengono messi insieme e si costruisce qualche cosa di più complessa. E il tutto nell'ottica non tanto di creare un qualche cosa di iperrealistico, cioè le cattedrali o essere iperprofessionisti, ma con l'idea di avere ambienti semplici e low poly. Tra parentesi, il fatto che siano low poly, non so se l'ho notata, noi siamo in un ambiente qui in Alt Space che è tutto low poly ed è diventato molto di moda, perché il low poly funziona molto bene con i visori di realtà virtuale, l'Oculus Quest, l'Oculus Go, insomma tutte queste cose che sono poi dei cellulari poi alla fine. La nostra proposta è proprio quella di poter consentire alle persone di vivere e di costruire dei mondi per far vivere delle esperienze agli altri, e quindi anche di poter costruire degli ambienti interattivi dove si può esplorare, si può andare anche in un museo per esplorare delle cose che magari potrebbe anche essere una cosa per alcuni noiosa, ma anche e soprattutto per costruire anche dei giochi, perché attraverso i giochi, attraverso la gamification, si è visto che
adulti e non adulti imparano molto di più e molto meglio, sono molto motivati a imparare, cioè imparare a condividere le proprie esperienze. In particolare abbiamo fatto con Edu3D proprio diverse esperienze anche in senso di escape room. Qui c'è Michelangelo che ci ha dato, che ha proprio organizzato l'anno scorso proprio un corso che è durato 6-8 mesi, anche di più forse, che ha generato proprio una quantità notevole di escape room. Dopodiché, ecco, questa diapositiva a me piace molto perché dice anche come lavoriamo. Poi se tu vuoi dire qualcosa, no, dopo ti lascio la parola, ma l'idea, appunto, come dicevo, lavoriamo fra amici e fra amici non c'è paura di sbagliare perché si sa che se è fra amici non c'è giudizio. Quindi se una persona fa una cosa e non la fa bene, l'amico non è che gli dice hai fatto una schifezza, ma gli, cioè, magari non gli dice neanche che è una cosa bellissima, però tramite questo il rapporto con gli altri, anche se qualcuno ha dei dubbi sulle proprie competenze, riesce ad andare oltre, a migliorarsi. Quindi Elogio dell'imperfezione è un libro di Rita Levi-Montalcini, quindi ha messo la copertina del libro, però è proprio quello che è importante. Cioè noi facciamo queste cose non tanto perché vogliamo essere migliori, ma perché vogliamo imparare, quindi imparare si sbaglia. Poi vedo che adesso c'è Maggi che ha alzato la manina. Sì, mi sono solamente prenotato per dire questa cosa, che quello che adesso in questo momento Salazar è esattamente quella che da sempre è la filosofia di Pyramid Café, quel gruppo di cui prima lui ha accennato. E insomma, ragazzi, il succo è che noi cerchiamo di fare del nostro meglio, lo facciamo in maniera giocosa, divertendoci, e se proprio non è perfetto va bene comunque, l'importante è stare insieme, condividere, e con questo spirito siamo qui. Dopo 13 anni abbiamo appena celebrato il 13° compleanno di Pyramid Café. Ok, Sal. Sì, scusate, dicono sempre che parlo troppo, e quindi dimmi quando devo tagliare un po', quindi già adesso. Ma comunque, io starei delle ore a ascoltarti, Sal, quindi comunque, vai avanti. L'idea è, facciamo le cose anche semplici, anche banali, però facciamole decisamente, cioè nel senso che avendo un obiettivo, cioè non... Non tanto così, ma perché comunque è interessante, importante, si arriva da qualche parte. Ecco, e tante volte bisogna avere anche il coraggio di rifare tutto da capo, perché magari si abbandona un mondo virtuale perché non c'è più, o si abbandona un'idea perché si è visto che non funziona. E, quindi non, la rigidità non fa parte, almeno a questo livello, non fa parte del nostro modo di vedere come si impara, come si percepisce il mondo. Poi, altra cosa, in che mondo? L'ho già accennato prima, ma comunque cerchiamo di usare tutti i mondi che riescono a rendere queste cose il più semplice possibile. Quindi noi siamo partiti con OpenSim. OpenSim è un mondo virtuale relativamente semplice, ma non ha più evoluzione sui visori di realtà virtuali, e quindi purtroppo un pochino non evolve più, però offre ancora tantissime possibilità. Infatti noi adesso abbiamo dei corsi in Edu3D dove insegniamo a usare sia questi mondi tipo Altspace, tipo Rec Room o altre cose simili, ma anche, torniamo a OpenSim, perché c'è veramente tante possibilità. Altspace VR è quello che state vivendo voi adesso, state già vedendo la sua potenzialità, ma anche Mozilla Hubs, che è un mondo virtuale che si può usare soltanto con un browser e basta, anche senza visore o anche dal cellulare, un cellulare normalissimo, incontrare in Mozilla Hubs, e può visitare dei mondi virtuali costruiti da bambini, ragazzini o adulti, insomma, che possono imparare a usare Mozilla Hubs in pochi ma forse minuti no, ma insomma in pochissimo tempo sì, e con risorse zero si riesce praticamente a costruire un ambiente virtuale. Quindi noi facciamo dei corsi, ad esempio, in cui insegniamo a costruire degli ambienti virtuali in Mozilla Hubs, e questi corsi sono molto importanti, sono molto interessanti. Noi collaboriamo anche con molte scuole, e le scuole ad esempio sono molto interessate proprio perché costano poco e perché sono molto espressive.
Poi idee formative, e da qui deriva proprio l'idea di accostare poi questa cosa qua, l'idea di DAD, perché creare delle strutture, dei mondi virtuali in cui i ragazzi, i bambini, gli adulti possono entrare e fare delle esperienze in cui imparano qualcosa, diventa un modo abbastanza alternativo alla classica lezione a distanza, la DAD, in cui c'è semplicemente un insegnante che spiega. La cosa interessante che noi diciamo è che però non tutto si esaurisce nei mondi virtuali, nel senso, noi non è che diciamo che i ragazzi devono stare o comunque la gente deve stare tutto il tempo nei mondi virtuali, però il fatto di incontrarsi anche magari saltuariamente in VR, quindi creare delle occasioni in VR ogni tanto, crea, cementa delle amicizie, come ci ha insegnato diversi tutor di Edu3D, c'è Cristiana che ha avuto delle esperienze proprio in questo senso, in cui i bambini o i ragazzi, insomma, si trovano nei mondi virtuali, si trovano più a contatto fisico, quindi riescono proprio a gestire l'interazione molto meglio che non con conferenze dove non c'è nessun contatto fra le persone. Ecco perché noi crediamo che l'idea nostra di avere un progetto Edu3D di formazione, di scambio di esperienza in VR sia particolarmente importante, proprio in questo momento in cui non è possibile o comunque molto difficile avere dei contatti diretti nelle classi, non nelle scuole. Noi organizziamo gli appuntamenti ormai su base costante, quindi ogni 2 o 3 mesi organizziamo questi corsi che sono gratuiti, che si svolgono su Zoom oppure su OpenSim, su altre cose, qui sono spiegati più o meno quali sono. Adesso partiranno un tot di percorsi virtuali, uno destinato proprio al turismo di mondi virtuali, che è molto semplice, quindi chiunque può farlo, e uno destinato invece all'approfondimento della realizzazione di mondi virtuali, proprio usando Unity e usando mondi come Altspace o altri. Detto questo, direi che ho già detto troppo. Okay. Se qualcuno vuole domandare qualcosa, può alzare la mano e adesso c'è la possibilità di aprire i microfoni eventualmente, se no andiamo, sentiamo poi dopo alla fine. Intanto grazie Salazar, perché ecco. Ti faccio anch'io l'applauso. Ricordo a tutti che Salazar ha un canale YouTube che ha sfornato decine e decine, se non centinaia di video, di tutorial. Quanta gente si è abbeverata lì e ha imparato da quei tutorial. E adesso chiederò a Salazar di sedersi qua su questo divano, di rimanere qui con noi. Qui è insieme a Gigliola è il fondatore di Edu3D ed è il nostro grande esperto, quindi sicuramente dovreste essere, insomma, poter rispondere a qualsiasi domanda sempre e comunque. Allora, a questo punto direi che andiamo ad introdurre la prossima relatrice. Anche lei, guardate un po', è una mia cara amica, ci conosciamo da tantissimi anni e se si è fatto un seminario di Edu3D è perché me l'ha chiesto lei, ci teneva tanto di farlo qui al Magicut Show, anche perché lei è una colonna portante del Magic Food Show, fa parte dello staff. Signori e signore, sto parlando di Eva Kreis, puoi raggiungerci qui sul palco. Ciao a tutti. Eccola Eva, ciao carissima. Benvenuta. Grazie Magic. Ciao, che piacere averti qui. Non voglio rubare altro spazio, non voglio rubare altro spazio. Io mi accomodo, Gigliola ti presenterà il tuo intervento. Tu prendi posto dove? Eva Kreis, benvenuta, si accomoda al leggio della postazione del relatore. Eva Kreis è una tutor di Edu3D, è un'amica, è molto di più che una tutor.
È una, veramente una grande collaborazione, c'è cioè una grande collaborazione tra noi. Eva è laureata in lettere moderne con master in comunicazione pubblica e attualmente collabora nella formazione dei corsi in qualità di tutor. Ci parlerà della sua esperienza in Edu3D tra moda, fotografia e Blender. Il titolo è Insegnante per caso. Adesso Eva ci spieghi perché ti sei definita insegnante per caso. A te la parola, grazie. Grazie Giliola e grazie Magic. Insegnante per caso. In effetti io come esperienza di insegnamento ne avevo pochissima. Cioè ero molto giovane quando avevo fatto alcune supplenze in un periodo in cui non c'erano assolutamente questi strumenti. E tra l'altro supplenze molto eterogenee, di cultura generale, addirittura una di ginnastica. E quindi il fatto di insegnare per me è una cosa relativamente nuova. Poi ho preso altre strade, ho avuto l'occasione anche di fare dei corsi per dei colleghi, comunque è una cosa molto diversa dall'essere in Edu3D. Sono arrivata in Edu3D perché ero in Second Life, praticamente. Sono sempre stata molto curiosa di mondi virtuali. Allora c'era Second Life, era anche una novità. Io ci sono arrivata tardi per una serie di motivi nel 2010 e nel 2011 ho scoperto che esisteva OpenSim, che quindi possibile anche essere in un mondo virtuale simile, molto simile a Second Life, ma assolutamente gratuito, mentre Second Life legata ad aziende, prima era la Lindel Lab, adesso è passata un'altra azienda, che hanno chiaramente devono avere un ritorno economico. E quindi allora ecco, in Craft, che è questo mondo di OpenSim, dove io ho iniziato a esplorare, c'era molto poco. E quindi facciamo un salto di parecchi anni, arriviamo al 2015. Nel 2015 ho scoperto che esisteva questa comunità di apprendimento in cui, come diceva Salazar, nessuno era proprio soltanto un docente e si metteva in cattedra, ma si cercava di collaborare. E se avevi voglia di condividere un po' le tue esperienze, potevi anche proporre qualche cosa. Io all'inizio sapevo fare veramente poco, devo dire, però c'erano persone molto, molto amichevoli che mi hanno aiutato. Ho cominciato anche a seguire corsi di Salazar, ho fatto amicizia con Giliola, che ritengo una grande amica proprio anche nel mondo reale. E ho iniziato a proporre qualcosina, ma all'inizio erano proprio piccole cose. Poi, piano piano, anche approfondendo, cercando di imparare, sono riuscita a, come dire, ad ampliare un pochino il tipo di cose che potevo condividere. Quindi vedete, vi faccio vedere la prima diapositiva. Ho iniziato tenendo un corso di moda per avatar. Allora, in questo mondo virtuale gli avatar sono molto più complessi di questi, cioè sono avatar che hanno la pretesa di essere estremamente realistici e quindi è importante anche saperli strutturare, saperli modificare, hanno un sacco di possibilità anche di creare personaggi particolari. Quindi l'abbiamo anche fatto per diversi progetti, avevamo fatto degli avatar, non so, somiglianti a Dante Alighieri o a Beatrice. E quindi con un'altra Eva Noir avevamo cominciato a proporre questo corso in un vero e proprio atelier di Edu3D su come modificare l'avatar. Poi il corso è stato riproposto nel 2018 perché hanno introdotto anche in OpenSim
avatar mesh che sono ancora più complessi, anche più difficili direi da strutturare, da modificare. E quindi niente, è stata una delle prime esperienze che ho fatto, un po' serie. Avevo fatto anche qualcosina prima, ma niente di rilevante. Nella seconda diapositiva vediamo invece i corsi di fotografia, brevissimi, cioè praticamente delle singole puntate, sempre nell'ambito di un viaggio nei mondi virtuali che è stato organizzato in collaborazione con altri, quindi c'era chi faceva altri tipi di lezioni. E ho cercato di mettere, come dire, in condivisione quello che quel poco che so, diciamo, di come si possa fotografare al meglio in OpenSim. In OpenSim ci sono un sacco di strumenti molto sofisticati di quanti ce ne siano qui per fare delle foto, e si riescono anche a fare delle fotografie molto belle. Quindi mi sembrava interessante anche per gli insegnanti rappresentare al meglio quello che costruivano o che volevano condividere con i propri allievi. Volevi dire qualcosa, Magic? Sì, volevo agganciarmi, siccome hai parlato delle fotografie, starei grato al pubblico se potesse scattare delle foto, anche che condividerli sui social. È molto importante per noi uscire da qui e quindi venire condivisi il più possibile sui social. E una cosa che mi sono dimenticato di dire all'inizio, ahimè nelle fasi concitate, è che questo evento è trasmesso sul canale 154 del Digitale Terrestre Nazionale da Sharing TV. Spero che... Ok, avanti pure Eva. È giusta precisazione. Andiamo avanti. Ecco, poi arriviamo finalmente ai corsi di Blender. Io ho iniziato a utilizzare Blender da qualche anno e all'inizio non è che sapessi fare molto, proprio frequentando un corso in Second Life che era tenuto tanto per cambiare da Salazar, dove si faceva una cosa abbastanza semplice che però mi è servita come approccio. Poi Blender è anche cambiato parecchio nel corso degli anni, cioè adesso è un programma molto più potente, molto direi praticamente anche professionale, cioè è possibile anche per i professionisti della grafica 3D utilizzare Blender. E quindi avevo iniziato a fare un po' da tutor, quindi lavoravo nei laboratori, cioè magari il corso principale era tenuto da Salazar, poi io facevo qualcosina, tipo appunto questo ponte medievale di cui vedete sia la struttura creata in Blender, sia poi importata in OpenSim con le luci e tutto. Oppure su richiesta mi avevano chiesto come fare una colonna scanalata, io avevo provato a farla e anche qui vedete. Devo dire che Blender mi ha proprio molto appassionato. Quindi qui siamo nel 2017-2018. Ho continuato a tenere corsi di Blender, cioè nel senso che ero sempre una tutor, però cercavo magari di aggiungere qualche cosina a quello che veniva proposto. Per esempio questo gatto realizzato col metodo del mirror era un po' diverso dagli animali proposti da Salazar, che usava un altro metodo. Anche qui vedete sia il gatto creato in Blender che quello poi importato anche in Sketchfab. Ecco qui. Infine nel 2020 Blender si è evoluto parecchio, qui siamo alla versione 2.80-2.81 e avevo cercato di far realizzare a tappe un pozzo Lopoli. Ecco, il Lopoli, come diceva giustamente Salazar, è molto utile perché è importabile in tutti i mondi virtuali, quindi anche qui un po' tutto è Lopoli. Tra l'altro quel tavolino lì l'avevo appunto realizzato io, il tavolino col vetro, e poi è stato importato da Fabrizio, che ha creato
questo bellissimo ambiente. Anche i lampadari. Non li ho creati io in realtà, però mi sono importata dal web degli oggetti e li ho un po' modificati in Blender e sono stati portati qui dentro. Quindi anche qui è molto utile conoscere Blender. Nella versione 2.90 ho fatto delle cose molto semplici, perché spesso ricominciamo a tenere corsi base, ecco, corsi molto basici, in modo che chiunque, anche se non ha frequentato i corsi precedenti, possa imparare qualcosa. E anzi, io vi invito, se avete voglia di approfondire Blender, sicuramente rifaremo, anche perché ce l'hanno chiesto, un corso base di costruzione low poly, e poi magari qualcosina anche di più avanzato. Adesso stavamo vedendo che cosa. Mi sembra che questa sia l'ultima diapositiva. Io, ecco, quello che posso dirvi alla fine, a parte un invito magari, se avete voglia di entrare in OpenSim, giusto il 27 mi sembra, ci sarà l'inaugurazione per l'anniversario di Craft, che è questo mondo virtuale di OpenSim, di tutta una serie di esposizioni di tutti quelli che a Craft creano qualcosa, non solo Edu3D, ma ci sarà il museo del metaverso, ci saranno anche una serie di artisti o semplicemente di builder che presenteranno i loro lavori. E mi farebbe piacere se veniste. E l'ultima sarà anche piramidosita, ecco, siamo anche vicini di Stein. Sì, e l'ultimissima cosa è questa: chiunque, secondo me, può diventare, mettere, se ha voglia di condividere quello che sa fare, le proprie conoscenze, quello che sta imparando con gli altri, può diventare un insegnante di Edu3D. Noi siamo sempre aperti a chiunque voglia collaborare e contribuire. Ecco, io avrei finito. Grazie. Se mi permetti, volevo dire una cosina proprio sul corso dello Poly. Che tutte le persone che sono venute al corso di low poly hanno fatto, senza saperne niente di Blender, nel giro di un mese, poco più di un mese, massimo due mesi, ma probabilmente con due o tre incontri, quattro e poco più, hanno fatto delle realizzazioni stupende, di cui molte le ho portate proprio in quella cosa che dicevi tu prima. Quindi se poi voi andate in quella zona dove si entra con quel teleport, lì ci sono dei boschetti, no? Che sono tutti fatti da persone. Sono persone che fino a un mese prima o 20 giorni prima non sapevano neanche fare un cubo, e che poi hanno fatto delle cose fantastiche, pur non essendo degli esperti. Ecco, quindi era quella la cosa che ci ha inorgoglito di più, per loro più ancora che per noi, no? Sì, una cosa bella. Certamente. Sono state realizzate delle cose veramente molto belle. Quindi un invito aperto. E qualcuno vuole fare una domanda, Eva? E qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no poi facciamo tutto alla fine. Intanto io ti ringrazio, Eva, è stato veramente piacevole ascoltarti. Grazie a tutti voi, grazie Meli, grazie a voi. Vi aspettiamo in OpenSim. Magic, ecco. A te la parola. Adesso andiamo ad introdurre la prossima relatrice. E lei è già stata un ospite del Magic Loop Show, una puntata spumeggiante. Cristiana Pivetta, lei è un'insegnante. Se puoi raggiungermi sul palco, Cristiana. Eccola qui. Ciao Cristiana, benvenuta di nuovo al Magic Loop Show.
Grazie per l'invito, sono molto onorata di partecipare nuovamente, di essere qui, anche grazie Edu3D per avermi invitato e per portare, diciamo, quella che è la mia parola. Ok, io mi accomodo, sarà un Ok. piacere ascoltarti, raggiungi. Benvenuta Cristiana, che è un'insegnante di materie letterarie nell'Istituto di Istruzione Superiore Angioi di Carbonia, quindi della Sardegna. Da anni si occupa di formazione online e in presenza e si occupa dell'uso intelligente e strategico delle tecnologie nella didattica quotidiana. Inoltre è autrice di numerose pubblicazioni sulle metodologie di apprendimento, sull'uso dei mondi immersivi nella didattica. E il suo contributo ha come titolo Tracciare la rotta nei mondi immersivi, consigli pratici per una progettazione efficace dell'esperienza. A te, Cristiana, la parola. Grazie infinite. Allora, rispetto ad altri interventi che sono solita fare, ho voluto questa volta trattare qualche cosa di diverso, cioè in che senso qualcosa di diverso. Ritengo che l'uso dei mondi immersivi nella didattica sia qualcosa di estremamente fondamentale, oltre che, come metteva prima l'accento Salazar, innovativo, no? Quindi è importante che l'uso dei mondi virtuali diventi una, diciamo, consuetudine per i nostri studenti. Quindi la necessità di offrire a tutti gli studenti quelle opportunità didattiche che consentano loro di sviluppare il talento, quindi il talento personale, ma nello stesso tempo, e forse questo, diciamo, è il valore fondamentale, di essere altamente inclusivi. Quindi, come si vive, come si organizza un'esperienza nel mondo virtuale? E perché c'è la necessità, infatti, come ho riportato qui, di tracciare la rotta insieme ai propri studenti? Prima di tutto per costruire e favorire quelle che vengono chiamate le soft skills insieme alle hard skill, quindi le competenze del XXI secolo. Ma gli studenti, si dice tante volte, e lo si dice senza dare poi quel valore vero, no? Si parla di studenti protagonisti del processo di apprendimento, ma quando lo sono? Non lo sono naturalmente durante la riunione, appunto nella didattica a distanza, oggi sulle piattaforme, ma lo sono quando progettano insieme al docente e progettano su che cosa? Sulla base dei loro bisogni. E questo è quello che io ho scritto qui, identificare la sfida. Nel momento in cui lo studente quindi costruisce effettivamente il proprio percorso secondo il proprio ritmo ed è questa, che, diciamo, in un mondo virtuale lo studente attraverso il proprio avatar riesce ad esprimere se stesso in maniera compiuta. Anche lo studente che all'interno di un'aula, oppure anche all'interno dell'aula, diciamo, della didattica a distanza, quindi della piattaforma, si sente per così dire inadatto, all'interno invece del mondo virtuale sente di costruire e di dare, diciamo, formazione alla propria personalità. E quindi anche lo studente in difficoltà, o lo studente che può essere semplicemente un po' impacciato, trova e sente di avere le stesse potenzialità, dei suoi compagni. Quindi, quale ambiente di apprendimento si va a costruire nel mondo virtuale? Naturalmente un ambiente di apprendimento che a loro misura è lo studente che costruisce l'ambiente di apprendimento. Anche argomenti della letteratura italiana, ma anche argomenti della grammatica, possono diventare degli interessanti mondi virtuali costruiti dagli studenti, in cui proprio si vede che il sapere diventa saper rielaborato e saper agito. E questo
È una modalità, ed è forse diciamo la modalità più importante che noi dobbiamo portare avanti come docenti, ma anche come diciamo persone comuni, persone che fanno un'altra tipologia di lavoro, perché quello che è efficace nel mondo virtuale per la didattica è efficace, cioè il mondo virtuale è efficace anche per tutte le altre professioni. Pensiamo oggi anche a progettare appunto delle esperienze, delle società dal punto di vista imprenditoriale. Quindi questo sicuramente è quello che io voglio dire, il valore aggiunto. Quindi perché costruire un'esperienza con i propri studenti e perché oggi portare una progettazione? Proprio perché dobbiamo consentire e dare a tutti gli studenti le stesse possibilità di apprendimento, le stesse opportunità di crescita. Come lo si fa? Costruendo quindi un progetto. Ma questo progetto nasce proprio dal loro percorso, quindi dal tagliare anche all'interno di un argomento e attualizzare questo argomento in quella che è la nostra realtà. Faccio un esempio per tutti, pensiamo ad esempio alla figura femminile di Lucia, ai Promessi Sposi che noi tutti abbiamo studiato e neanche amato forse, e che poi ci ritroviamo, come nel mio caso, a spiegare. Perché non affrontare, quindi attraverso lo sguardo dei ragazzi, Lucia, quindi Lucia come donna e le pari opportunità che sono sviluppate all'interno dei Promessi Sposi, quindi con un taglio di educazione civica, quindi tracciare insieme a loro questo percorso che può essere riproposto e può essere una pista da seguire anche per gli altri docenti, quindi per incoraggiare gli altri docenti, perché magari non tutti hanno le stesse competenze, però partire da progettazioni già fatte e condivise ci consente appunto di dare a tutti gli studenti le stesse opportunità formative. Questo non avviene. In questo momento alcuni alunni sono fortunati ad avere appunto dei docenti che portano avanti queste esperienze, altri no. Quindi la scuola e noi tutti, anche voi che siete qui, ci dobbiamo fare portatori di questa strategia, metodologia e di questo ambiente di apprendimento che è vincente per costruire competenze e per garantire agli studenti dei percorsi formativi, ma anche quello che loro essere, la loro persona, sia in ambito familiare, quindi per una costruzione positiva e resiliente, e anche dal punto di vista lavorativo. Quindi impariamo ad emozionarci con i nostri studenti, anche con i più piccoli, tutti hanno una loro idea di progettazione che noi possiamo mettere, diciamo, a frutto. Quindi studenti attivi, studenti che indagano anche quelle discipline che possono essere appunto noiose, ma le riattualizzano e costruiscono da lì quello che è il loro futuro. Naturalmente questo va fatto con delle tappe, va organizzato, quindi parliamo di competenze, parliamo di obiettivi, di rubriche di valutazione che però vanno costruite con loro, cioè mai niente viene calato dall'alto, ma viene tutto co-costruito e ideato con loro. E quindi per quello un project-based learning, quindi una progettazione fondamentale che viene portata avanti con loro, viene monitorata in ogni momento, quindi autovalutazione da parte degli studenti, ma anche loro valutazione nei miei confronti. Ogni docente non deve avere paura di mettersi in discussione, di sentire che quali sono le esigenze dei loro studenti e da lì ripartire, ricostruire, riflettere sul proprio percorso e riprogettare e andare avanti con loro. Andiamo avanti con la prossima diapositiva. Oh, forse sono andata troppo, scusate. Devi tornare indietro. Sì, fatto. Allora, quindi che cosa vuol dire, qual è, diciamo, poi il fulcro di quello che ho voluto portare stasera? Non ho voluto portarvi un racconto, diciamo, delle esperienze passate, ma ho voluto portarvi quindi questa esigenza appunto di diffondere i mondi virtuali. E come si diffondono? Appunto costruendo insieme ai docenti, collaborando come consiglio di classe, quindi portando anche la proposta all'interno della scuola, sviluppando questo ambiente di apprendimento e, come diceva prima Gigliola, Eva, Salazar e anche Magic, Edo3D è, come dire, una splendida comunità, perché anch'io sono partita che non sapevo fare niente, addirittura
stare nel mondo virtuale inizialmente mi creava appunto qualche problema proprio nella dimensione 3D. E invece insieme ai miei studenti ci siamo rimboccati le maniche, io seguivo i corsi qui, poi riportavo la mia esperienza in classe ed insieme abbiamo imparato anche attraverso il mondo virtuale a fare comunità in classe, quindi comunità tra tutti quanti, a comprenderci e a trovarci sullo stesso piano. Naturalmente questo si fa, come dire, costruendo un dialogo, una comunicazione efficace e chiedendo agli studenti in ogni momento, quindi domandando loro i feedback e, come dicevo prima, valutandosi e autovalutandosi, quindi imparando insieme. Infatti volevo terminare con questa immagine dove sono qui con questa mia alunna che per mano quasi ci si tiene, e oggi è anche bellissimo che siamo tutti qui in un momento in cui stiamo vivendo, ma siamo tutti vicino e facciamo tutti comunità, tutti insieme. Grazie per la parola. Grazie Cristiana, straordinario. Grazie, il tuo intervento come sempre. Devo dire che sei riuscita veramente a emozionarmi quando hai detto dobbiamo imparare ad emozionarci con i nostri studenti. E ti ascrivo fra quel team ideale di insegnanti che vorrei che avrei voluto per i miei figli. Anche. Sì, dovremmo fondare una nostra scuola personale. Se c'è qualcuno che vuol fare domande, ho aperto i microfoni, se no poi facciamo tutto alla fine, facciamo un forfè alla fine. Sì, intanto grazie, veramente grazie relatori. Di cuore Cristiana. Grazie infinite. Grazie a te Cristiana. Bene, Magic, introduciamo la quarta relatrice. Sì, diamo solo un attimo il tempo di spostarsi. Sì. Allora, la quarta relatrice, anche lei è una docente, anche lei, ve lo dico già da subito, la voglio in quel team di insegnanti per i miei figlioli. Lucia Bartolotti. Ciao Lucia, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Magic. È un grandissimo piacere averti al Magic Food Show, tu lo sai perché lo sai che è la prima volta che ti ho sentito parlare, che sei venuto a un nostro evento in Second Life. Grazie. Un evento che facevo con Salazar e ho detto tu devi venire al Magic Food Show. Ok, lascio la parola a Gigliola. Lucia Bartolotti insegna inglese al liceo Francesco Petrarca di Trieste da più di 20 anni, formatrice didattica, animatrice digitale, ma soprattutto curiosa esploratrice dei mondi virtuali. Ha incontrato noi a Edo3D e è rimasta con noi ancora a mettersi in gioco e ad imparare insieme. E devo dire che, allora, a proposito del team, allora hai già Magic un insegnante di lettere, un insegnante di matematica, sì, un insegnante di inglese, ci siamo quasi. Il titolo dell'intervento, ma adesso lo facciamo il Dream Team, lo facciamo. Lo facciamo. Chiedo a Lucia se riesci ad avvicinarti un pelino al leggio, perché poi vieni ripresa meglio dalle telecamere. Vieni un pelino avanti, ancora un pelo. Poi, ancora okay. Un pochino. Ancora un pochino, se riesci, se no va bene. Ok. Il titolo bene. Dell'intervento di Lucia è l'importanza del design didattico. A te, Lucia, la parola. Ecco, allora volevo dire che l'ultima volta, mi sentite, vero? Sì. L'ultima volta che ci siamo visti per questo seminario, cioè nella versione precedente, sempre ero dopo Cristiana, e Cristiana ha fatto un intervento leggermente diverso, ma io sono sempre d'accordo con Cristiana. c'è proprio un'affinità, no, nel modo di fare, nel modo di essere all'interno di Edu3D, che c'è questa curiosità, questa apertura all'esplorazione, anche se ci sono gli errori, anche se c'è l'imperfezione, e questo grande trasporto umano, no, verso le persone e interesse per gli studenti. E
Allora, io volevo raccontare una storia, perché non è che sia un mostro di Blender, non sono bravissima a fare il modeling, cioè me la cavo, ma proprio me la cavo, insomma. E invece volevo portarvi la mia storia piuttosto. Io sono nella mia scuola la cosiddetta animatrice digitale, mi fa sempre un po' ridere sta etichetta. Comunque sono l'animatrice digitale e sono anche l'amministratrice della piattaforma G Suite, e quindi un sacco da fare. Tra l'altro sono un'animatrice digitale piuttosto frustrata, perché nella mia scuola piacciono moltissimo gli iPad. Io non ci faccio niente con gli iPad, spero di non offendere nessuno, però il mio sogno sarebbe di portare tutti i miei ragazzi nei mondi virtuali e non posso farlo, non posso farlo perché c'è stata questa scelta di investire negli iPad e ci ho messo anni a convincere che forse era il caso di avere un laboratorio informatico come si deve, no? Con delle macchine un poco performanti. Ci sono finalmente riuscita, abbiamo fatto l'inaugurazione in pompa magna e 10 giorni dopo abbiamo chiuso tutto e siamo andati in lockdown. Quindi fantastico. E quindi passato lo shock, seduta ogni giorno davanti al mio computer a casa, improvvisamente mi sono resa conto che finalmente ce l'avevo il computer performante, ed era il mio, no, era il mio, che insomma. E ho deciso di fare delle uscite didattiche, visto che nessuno poteva fare le uscite didattiche, abbiamo fatto le uscite didattiche in Second Life, cioè io accendevo il mio computer, avviavo Firestorm e poi portavo i ragazzi. Allora abbiamo visto, con una terza siamo andati a visitare per esempio il teatro di Shakespeare, no? In Renaissance Island, se la conoscete, e poi con una quinta li ho portati a vedere un bellissimo centro informativo sulla sindrome da stress post-traumatico, no? E costruito questo centro da professionisti che curano i veterani di guerra, in realtà americani, e dove però c'è anche uno spazio dedicato alle donne, alla violenza sulle donne, quindi si tratta proprio di un discorso più ampio. I ragazzi erano molto incuriositi, era una cosa per loro completamente nuova, però erano passivi, no? Erano seduti davanti allo schermo, al massimo gli dicevo: ragazzi, andiamo a destra o a sinistra? Ecco, e là ci si fermava, quindi a un certo momento non mi soddisfaceva questa cosa, erano troppo passivi. Allora siamo arrivati a maggio del 2020, ho detto vabbè, io provo a portare una classe in Mozilla Hubs. Perché Mozilla Hubs? Perché Mozilla Hubs, l'ha già detto Salazar, è un posto dove si entra facilmente. Al limite puoi entrare anche con il cellulare, però dico subito che se ci sono più di 3 o 4 persone, insomma, diventa un poco difficile. Comunque con un computer di fascia medio-bassa ci entri facilmente in Mozilla Hubs. Allora, una mattina ho acceso il computer, ho detto dai ragazzi, facciamo una cosa nuova, ho mostrato e dopo pochi minuti erano tutti dentro. Quindi per dire la facilità di entrare in Mozilla Hubs. Erano dentro e hanno cominciato a correre come dei matti. Cioè, pensate che erano in lockdown, fascia rossa diremmo oggi, no? Da mesi. Quindi si sono messi a scorazzare come dei pazzi, gridando dalla gioia. E io improvvisamente ho cominciato a dover cancellare oggetti. Io penso che in 10 minuti hanno duplicato una quarantina di oggetti. Io ero là che cancellavo oggetti e loro scorazzavano come dei matti. Insomma, ho capito che funzionava. Funzionava, e quest'estate mi sono preparata, perché ho fatto un corso sempre con Salazar, con chi se no, un corso in real life, cioè sempre a distanza, ma con una scuola vera. Non posso dire un corso vero, perché anche i corsi di 3D non sono veri, sono verissimi. Però una scuola di Taranto, se non sbaglio, e ho creato questo ambiente qua che adesso vi mostro. Ecco, è un ambiente semplicissimo, no? Un ambiente semplicissimo, vedete, una piattaforma costruita con Blender e ci sono tre sfere, dentro ognuna di queste sfere c'è una poesia di un famoso poeta americano, non so se conoscete, Robert Frost,
Allora, in uno la poesia si legge, in uno la poesia si ascolta e in un altro si guarda un video. Allora, quest'anno con un'altra quinta ho portato i ragazzi a esplorare questo spazio. Ho detto, guardate, voi girate e guardate quello che c'è, scegliete la poesia che vi piace di più e dopo magari passate a fare una firma sul libro degli ospiti. Quello a sinistra è il libro degli ospiti, quindi c'era anche un minimo di interattività. Allora i ragazzi sono andati, hanno guardato così e poi siamo usciti. Poi il resto dell'unità didattica, il resto del nostro percorso non è stato qua dentro, nel senso che ho usato Mozilla Hubs solo come un momento, diciamo così, di ispirazione. Poi dopo c'è stato tutto un percorso ben strutturato, no? Questo è il percorso strutturato. Per questo dico che è bello utilizzare questi mondi, ma non perché c'è l'effetto luci e suoni. Ecco, secondo me il pericolo più grande di questi mondi, soprattutto per i ragazzi, è proprio l'effetto luci e suoni, perché sono trascinanti, perché ci affascinano, perché sono come i videogiochi, no? Però andrebbe questa cosa, cioè bisogna metterci del pensiero, bisogna usarli per farli crescere. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso, lo vedete messo là, no? Quindi andate a scoprire chi è questo signore, no? Poi ognuno ha cercato di capire meglio la poesia che aveva scelto, ma ormai si era formata una relazione con la poesia, perché tu entri nel mondo virtuale, proprio l'effetto immersivo vuol dire che tu metti in gioco non solamente la tua mente, ma metti in gioco un po' tutto, ti apri, si abbassano le saracinesche, sperimenti qualcosa, si crea una relazione con questa poesia. Infatti loro questa cosa hanno scelto di lavorare sulla poesia che a loro piaceva, poi ne hanno parlato a gruppi a seconda di chi aveva scelto cosa, poi hanno fatto un'analisi collettiva, a me piace molto farli lavorare a gruppi e collettivamente, me l'hanno data e io poi ho fatto la restituzione metacognitiva, che sembra un indovinello, sembra una cosa difficilissima la restituzione cognitiva, però in realtà vuol dire guardare indietro al lavoro che abbiamo fatto con il mio strumento magico. Lo strumento magico intanto non è mio, ma magico lo è di sicuro, ed è questa roba qua stranissima che si chiama la tassonomia di Bloom, che di solito al di fuori della scuola non si conosce. Vedete, è una specie di piramide, bisogna leggerla dal basso, e la si capisce se parliamo delle tabelline, no? Le tabelline cosa si fa? Prima si imparano memoria, no? Remember, si imparano memoria, poi devi capire perché le stai imparando, poi le applichi per quando vai a fare la spesa, poi valuti qual è quella più utile e poi qua ci fermiamo, perché con le tabelline creativi, cioè chiedo scusa Gigliola, ma insomma creativi con le tabelline più di tanto io non riesco a essere. Però l'idea è che si arriva alla creatività, no? La creatività non è quella roba, cioè può anche essere quella roba lì che ti svegli la mattina, c'hai il talento, inventi la canzone, scrivi la poesia, però la creatività in realtà dietro a tanto lavoro, a un percorso, a un pensiero, a un'evoluzione, a una storia, no? E imparare è questo, imparare a partire dal basso, ma non limitarsi a andare a scuola, ascoltare, tornare a casa, aprire il libro, imparare a memoria, tornare a scuola, vomitare quello che hai imparato davanti all'insegnante che ti dà 8, magari qualcuno ancora ti dà 8, se fai questa roba qua. E non è questo. Ecco, io volevo portare i ragazzi quassù a creare, e quindi l'esperimento che ho fatto adesso, abbiamo appena finito, e quello che viene dopo è questo qua. Questo l'ho fatto in una terza, ho preso tante di quelle stanze che vagano nell'universo, mi piacevano queste stanze che vagano nell'universo, ho detto ragazzi, adesso facciamo i nostri musei immersivi. Facciamo i musei immersivi, stavamo studiando la storia antica della Gran Bretagna, quindi non so se vi ricordate i romani, i celti, gli anglosassoni, no? Quindi ho diviso la classe in gruppi, ho detto vabbè, adesso ognuno di voi si sceglie la sua popolazione, si fa il museo immersivo. Ecco, e allora sì, quello sì è stato veramente un gran percorso, perché tu devi cercare le informazioni,
Poi naturalmente devi capire quali puoi usare, quindi un gran parlare di cosa sono le licenze Creative Commons, riconoscerle, cercarle, riportarle bene, costruire la narrazione, è tutto molto, molto lavoro di mano, di testa, di scelta, di discussione, perché era in gruppo e ci è piaciuto. Adesso ci stiamo preparando a avere dei nostri ospiti, perché in aprile speriamo che ci sia la notte dei classici, speriamo di accompagnare i nostri primi visitatori nei nostri musei virtuali. Ecco, io ho finito qua, vi ringrazio e niente, non ho più niente da dire, devo solamente dire grazie a Edu3D, perché Edu3D, senza Edu3D io qua non ci sarei arrivata da sola, quindi grazie a tutti voi, grazie a Gigliola, grazie, grazie a Sali, grazie a Magic. Ma grazie a te, Lucia, ma pensate che fortuna che hanno questi studenti ad avere questo genere di insegnanti. Appunto. Pensateci un attimo vorrei se tutti gli insegnanti fossero così. Aver avuto io Lucia per insegnante. Grazie. Ho sbloccato i microfoni, se volete dire qualche cosa, chiedere a Lucia, se no facciamo tutto in fondo, tutto alla fine. Grazie, sì, grazie Lucia, sei riuscita anche tu a Lucia. Sì. Ad emozionarti, come sempre quando parla. Grazie, bravissima. Ok, prendi posto, intanto che Lucia prende posto, adesso io introdurrò il prossimo relatore, gli diamo un attimino di tempo in modo che si prepari. Anche lui è un docente. Anche lui è arrivato qui in Space VR e devo dire che si sta integrando benissimo con la community. Tra l'altro io voglio salutare la Bionic Meta Crew, che è questo gruppo che è trascinato da Enrico e che qui ne fa di ogni, ci sono sempre eventi, sempre c'è qualcosa, è sempre che trigano, che bevono. E l'ospite che vado, il relatore, pardon, che vado adesso ad introdurre si è inserito perfettamente, viene agli eventi, si sta rendendo conto di cosa sta succedendo qui. Benvenuto Cristian, grazie di essere venuto qui. Grazie. È un piacere averti qui. Magic, noi abbiamo tante, a tutti. Tante cose in comune, sai che ci troviamo sempre. E sono sicuro che ci rivedremo ancora su questo palco. Per adesso dico solamente questo. Ok, faccio spazio, accomodati. Benvenuto. Di nuovo la gaffa tra Cristian e Cristiano, ma io sono juventino e Cristiano Ronaldo ieri mi ha regalato una grande gioia. chiudo la parte. È un'altra cosa in comune. Ecco. È un'altra cosa in comune. Esatto. Molto quindi bene. Non ti offendi se ogni tanto ci metto la O. Tutt'altro, non ti preoccupare. Allora, grazie a tutti. Due parole. Dunque, Cristian Del Pinto è geofisico e sismologo ed è stato docente dell'insegnamento integrativo di elementi di pericolosità sismica presso l'Università degli Studi del Molise. E attualmente insegna matematica e scienze presso la scuola secondaria di primo grado Savini di Teramo, dove promuove progetti di alfabetizzazione informatica, robotica, educativa e utilizzo di ambienti virtuali di apprendimento. Mi scuso per non aver detto tutto di te, che c'è molto di più, ma lo pubblicheremo con tutti gli altri interventi, le altre biografie sul nostro sito. Nel frattempo, Cristian Del Pinto ci ha portato un contributo dal titolo Il buon docente e gli ambienti virtuali di apprendimento, nuove percezioni del reale per costruire nuove forme di pensiero. A te, Cristian. Grazie, Gigliola. Allora, io volevo fare due premesse. La prima premessa: io sono un neofita in questo tipo di ambiente, quindi mi scuso già preventivamente se
potrò fare qualche cosa che non dovrei fare, tipo prendere il microfono quando non lo devo prendere e cose del genere. Il microfono qua davanti è il mio peggior nemico, Magic lo sa bene. Sì. Per quanto riguarda il titolo, diciamo, del mio intervento, del mio breve intervento, allora io parto da un presupposto: io non credo assolutamente nella buona scuola. Buona scuola come è passata sui giornali, come è passata a livello di riforma e quant'altro. Io credo nel buon docente, quindi una scuola è buona se buono è il docente. Se il docente ha determinate caratteristiche, allora la scuola funziona, altrimenti no. Quindi quello che cercherò di dire in questa breve presentazione è un po', diciamo... un po' la mia storia, tra virgolette, la mia esperienza appunto con i mondi virtuali. Quindi l'ingresso del computer nella scuola: noi oggi abbiamo dei ragazzi che amiamo definire nativi digitali, ragazzi che sono nati nell'era dell'informatica, che utilizzano in maniera passiva tutti gli strumenti informatici che hanno a disposizione: tablet, computer, soprattutto smartphone e così via. Quindi l'utilizzo del computer non poteva non entrare nelle classi, non poteva non entrare nelle classi, anche perché comunque conviene utilizzare in maniera ottimale un ausilio informatico nel momento in cui io insegno matematica e scienze, per esempio, mi trovo a spiegare qualcosa che può essere o troppo costoso o troppo lontano nello spazio o nel tempo, oppure troppo pericoloso, oppure a tempi troppo lunghi per diciamo far vedere per esempio il risultato. Mi viene in mente una cosa banale: una reazione chimica che può essere accelerata con l'aiuto appunto delle disponibilità informatiche. Ma questo che cosa comporta? Comporta una nuova percezione della realtà. Lovecraft, che io adoro come autore, diceva che tra sogno e realtà non c'è differenza nell'esperienza. Anche l'esperienza che si fa nel sogno è un'esperienza che ci fa crescere, che ci forma. Se Lovecraft fosse vissuto, invece che negli anni 20, anni 30 del secolo scorso, fosse vissuto 100 anni dopo, avrebbe probabilmente detto che tra la realtà e il mondo virtuale non c'è tutta questa differenza. Perché? Perché a livello esperienziale, soprattutto da parte di un discente, da parte di un alunno, da parte di uno studente, è qualcosa che resta. L'esperienza virtuale è qualcosa che rimane dentro e quindi contribuisce in maniera determinante a quel processo di apprendimento a cui l'alunno e lo studente successivamente è sottoposto. Quindi noi docenti che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo utilizzare strategie e dobbiamo cercare di agevolare il più possibile questo tipo di trasmissione, non soltanto del sapere. Diceva qualcuno: i ragazzi non sono vasi da riempire, anche se qualcuno, Magic, di recente li ha definiti degli imbuti, che in realtà sappiamo bene che non si riempiono. I ragazzi non sono vasi da riempire, ma noi dobbiamo trasmettere non solo nozioni, dobbiamo trasmettere esperienza. Quindi, un attimo che sono andato oltre, torno un attimo indietro, perdonatemi. Ecco, vedete, l'avevo premesso prima che, essendo neofita di queste cose... Quindi già la LIM è stata una rivoluzione all'interno di una classe, di un'aula, ma il laboratorio virtuale, cioè quello che è stato chiamato classe 3.0 da alcuni, ha creato una possibilità di ambiente di apprendimento, non soltanto una capacità, diciamo, tecnica multimediale, ma un ambiente di apprendimento anche immersivo, in cui, Sal prima ne ha parlato, si poteva fare gamification, si poteva fare serious gaming, cioè tante tecniche didattiche innovative in cui, per esempio, si mettono dei traguardi appunti per far procedere l'alunno, lo studente, in questo processo di apprendimento. La mia prima esperienza in questo dovrebbe essere in incognita all'interno del pubblico Jodes Jodegas, che è stato il mio mentore, mi ha fatto muovere i primi passi come user nei mondi virtuali.
La mia prima esperienza è stata appunto con la già più volte citata da chi mi ha preceduto, OpenWSIE. Allora, OpenSIM, OpenWSIE era un mondo dell'Università di Edimburgo, voluto dal, creato in ambiente virtuale dall'Università di Edimburgo, molto versatile per la creazione di laboratori. Con l'Università degli Studi dell'Aquila sono stati realizzati, io questi non li ho realizzati io sono stato soltanto un passivo utente di questi laboratori. E sono stati per esempio utilizzati, sono stati per esempio realizzati laboratori di astronomia o laboratorio di fisica. Laboratorio di fisica, quello che vedete lì è lì su è l'esperimento Bolexino che sta all'interno dei laboratori del Gran Sasso, in cui andava fatta tutta una serie di movimenti per attivare appunto l'esperimento e per ottenere i dati, ovviamente in maniera virtuale. Oppure un laboratorio che è stato fatto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila di Archeologia. Quello che vedete è il Tempio di Palmira, distrutto in Siria dall'ISIS. Vi assicuro che io, veramente alla primissima esperienza nei mondi virtuali, poter camminare all'interno di un edificio che è stato distrutto dalla barbarie e dalla inciviltà dell'essere umano, vi assicuro che è stata un'esperienza assolutamente emozionante, assolutamente segnante. Per me, figuriamoci, per i ragazzi. Allora, cerchiamo di andare avanti, eccomi qua. Io con l'Oculus Go ogni tanto perdo la direzione. Quando ho conosciuto Edu3D, c'è stata una seconda, tra virgolette, epifania di quello che è il mio rapporto con i mondi virtuali. Perché? Perché dall'essere semplicemente utente passivo, grazie a Sal, grazie a Giliola, grazie a tutti coloro che sono stati miei, diciamo, prima si parlava di Dante Alighieri, miei virgigli all'interno di questo inferno della realtà virtuale, che io magari, non essendo esperto, lo vedevo più come un inferno, come un purgatorio che come un paradiso. Quindi, ho iniziato a muovere i primi passi per diventare fabber, per diventare costruttore di mondi virtuali. E quindi, per esempio, ecco, Eva, come dimenticare Eva con Eva Cry, con le sue lezioni sugli avatar. Oppure, ecco, la possibilità di creare degli ambienti, la possibilità di organizzare eventi, la possibilità di realizzare dei progetti. Io ero assolutamente legato, quello lì che vedete, uno shishi, ancora non so io come sono stato in grado di farlo, ancora non me ne capacito, fatto in Blender con il modeling. Quindi uno di quei leoni cani cinesi che stanno di buon augurio davanti alle ville in Cina. Vediamo un attimo se riesco. Ogni tanto vi perdo il puntatore. Scusatemi. Se mi andate avanti, mi fate un piacere. Magic, se mi vai avanti tu. Vado avanti. Ah, perfetto. Grazie mille. E qua si chiude il cerchio. La buona scuola non ha senso se non c'è il buon docente. Il buon docente deve essere assolutamente motivato, deve avere una certa competenza non soltanto nella didattica, ma anche negli strumenti, quali possono essere questi che abbiamo visto finora in questo incontro, e deve avere una piena padronanza delle metodologie. Se una, puoi andare avanti, Magic. Se una di queste tre colonne viene a mancare, il buon docente crolla. Quindi noi possiamo fare tutti quanti i discorsi che vogliamo, con decreti, riforme, qualsiasi cosa ci venga in mente, ma se non si rincentra la scuola sul docente a livello di competenze, a livello anche di motivazione, a livello anche di conoscenza delle metodologie, la battaglia è persa in partenza. E questa è un'autocritica che io cerco di fare quotidianamente, prima, durante e dopo io vado a scuola, quando vado a scuola, quando vado a fare il mio lavoro. Vi ringrazio e perdonatemi se sono stato prolisso oppure per le Ma varie sei stato vicissitudini non perfetto, proprio Christian. canoniche. Guarda, posso Grazie, dire una cosa? grazie, grazie. Grazie a Che voi. intanto grazie a Christian, ma siete tutti delle perle, una più perla dell'altro, veramente. Vi ringrazio perché trasmettete l'entusiasmo di quello che state facendo. Va bene, Esatto, passiamo esatto. oltre, se no mi emoziono.
Ecco, adesso invito qui la prossima relatrice, è Rosalia Renda. Mi ha aiutato tutta la sera con le slide, quindi io la considero assolutamente a pieno titolo parte integrante dello staff di questo Medical Show. Ti ringrazio, Rosalia. Adesso Gigliola dirà grazie. Qualcosa. Grazie a te. Allora, introdurrà. Benvenuta anche a Rosalia, docente di matematica, componente del team dell'innovazione digitale presso l'Istituto Tecnico Russo di Caltanissetta. Formatrice territoriale per il Piano Nazionale Scuola Digitale, e ha utilizzato e sperimentato nuove tecnologie come supporto all'attività didattica e applicazioni per l'insegnamento della matematica. E al momento ha intrapreso un percorso in Blender per la costruzione di modelli 3D con GeoGebra ed è inserita nella comunità di E2-3D con tutte le novità che noi proponiamo. E recentemente ha anche tenuto un corso su Blender e GeoGebra. Il titolo del suo contributo è Sperimentazioni in laboratorio, modelli 3D per le discipline STEM e visualizzazione in AR e nei mondi immersivi. A Rosalia Renda la parola. Grazie Gigliola, buonasera a tutti. Il mio intervento riguarda un'esperienza pratica di didattica immersiva svolta con una delle mie classi, una seconda, l'età media dei ragazzi, 15 anni. Sottolineo che l'indirizzo di appartenenza della classe è l'indirizzo chimica, materiali e biotecnologie sanitarie, per quello che dirò poi è importante. L'attività è stata svolta in 3 mesi, circa, prevalentemente in ore curriculari, 1 ora alla settimana in aula informatica, e poi abbiamo presentato questa attività anche alla fase provinciale del premio Scuola Digitale indetta dalle MIUR. Il progetto ha coinvolto i docenti di materie scientifiche, oltre a me che insegno matematica, il docente di chimica, ma ci hanno aiutato anche i tecnici di laboratorio di informatica e chimica. Il prodotto finale è lo spazio espositivo interattivo che voi vedete in figura, è costruito nella regione virtuale che mi è stata assegnata per la sperimentazione didattica dall'INDIRE dopo aver frequentato un corso base. E prima di passare all'altra slide vorrei aggiungere questo, cioè appartenere per me alla comunità di Edu3D mi ha permesso, e questo continua tuttora, non solo di seguire un percorso formativo per acquisire conoscenze sulla modellizzazione 3D quali Blender, al di fuori comunque del mondo virtuale stesso che io ho utilizzato, ma anche di trovare stimoli per sperimentare nuove metodologie didattiche ed esplorare in modo costruttivo nuove piattaforme virtuali che sono al passo con l'evoluzione tecnologica. Sappiamo come sta incalzando questa tecnologia e come nascono ogni giorno nuove opportunità di immersività. Voglio anche aggiungere che mi è cresciuta ed è maturata la voglia di condividere le esperienze fatte sia nella mia scuola ma anche all'interno della comunità stessa. Sono qui stasera grazie a questo e ringrazio tutti e anche gli organizzatori di questo seminario. Grazie Magic. Adesso posso passare alla prossima slide. Questo è lo spazio nelle varie parti e lo spazio contiene modelli 3D di molecole e composti chimici come l'esafluoruro di zolfo, immagine in alto a sinistra, che ha una geometria ottaedrica. Al centro abbiamo l'atomo di zolfo e ai vertici dell'ottaedro si trovano gli atomi di fluoro. Poi abbiamo nell'altra slide sempre in alto il metano, che ha una forma geometrica tetraedrica regolare. Poi abbiamo anche il fullerene, il fullerene
ha la geometria uguale a quella di un pallone da calcio, è un icosaedro tronco, e ancora il reticolo cristallino che rappresenta il sale da cucina, o cosiddetto cloruro di sodio. Accanto ai modellini che i ragazzi hanno costruito ci sono i pannelli descrittivi, quindi con l'insegnante di chimica hanno costruito, hanno scritto queste schede sintetiche e praticamente li hanno inseriti in queste prime, cioè dei pannelli costruiti con i cubi all'interno del mondo virtuale stesso. E ancora hanno aggiunto dei pannelli interattivi, quindi collegati con link a pagine web o anche video, quindi uno spazio completo di tutte le risorse didattiche che potevano essere utili. Il lavoro è stato fatto tramite assegnazione di compiti individuali di gruppo. E c'è anche una slide in basso a sinistra. Praticamente ogni volta che facevo lezione con loro, ognuno prendeva appunti e poi si costruivano questi pannelli dove c'erano le guide pratiche per poter importare i modelli, per poter mettere il video sui pannelli. Quindi praticamente è stato un lavoro diciamo anche completo nelle sue parti. Posso passare all'altra slide? L'altra slide sono le risorse che noi abbiamo utilizzato. Principalmente vorrei parlare di GeoGebra, perché di Blender e di OpenSim già ne hanno parlato i precedenti relatori. GeoGebra è un software open source che i ragazzi già mi conoscevano per le costruzioni geometriche nel piano e per le esplorazioni di equazioni a 3D che nello spazio rappresentano delle superfici. Inoltre è possibile scaricare le sue applicazioni per lo smartphone e la calcolatrice 3D di GeoGebra è un ottimo visualizzatore di modelli 3D in realtà aumentata, quindi i ragazzi potevano costruire in laboratorio magari modelli, riportarli, aprirli col proprio cellulare con l'app e anche in classe si vedevano questi modellini in realtà aumentata. Ultima cosa, ma non per importanza, questo software da circa un anno ha l'opzione di esportazione in formato collada, cioè è il formato che viene accettato dalla piattaforma virtuale che abbiamo utilizzato e quindi ha acquistato per noi un valore maggiore. Poi sono elencate anche alcune, per esempio K-Spider, che è un database gratuito di strutture chimiche dove andavamo a vedere come dovevano essere fatte, oppure se volevamo aggiungere, che so, abbiamo aggiunto il saccarosio, oppure per le pareti abbiamo utilizzato la struttura esagonale del grafene. Alcune le abbiamo scaricate da questo programma, convertite con OpenBabel e poi in Blender convertite in collada, cioè in formato collado. Quindi Blender l'abbiamo utilizzato in pratica come convertitore di formati, per dire le potenzialità di questo software. E non solo, anche per semplificare alcune strutture costruite in GeoGebra che risultavano complesse per l'importazione. Quindi OpenSim già ne hanno parlato, perché vado avanti proprio perché non voglio perdere molto tempo. Come docente, che cosa devo dire? Che con quanto fatto siamo al centro di un metodo didattico innovativo che permette agli studenti di allenare tutta una serie di competenze scientifico-tecnologiche fondamentali per il cittadino digitale di oggi, ma anche di domani. È un aspetto che io voglio evidenziare, scritto in verde in basso a destra, cioè i ragazzi si sono divertiti, socializzavano e collaboravano, quindi parte di questo lavoro è stato fatto in laboratorio, quindi in presenza. Purtroppo poi abbiamo dovuto con la DAD cambiare le modalità. E non solo, cioè loro hanno imparato a gestire gli spazi comuni,
quindi come collocare gli oggetti, gli spazi privati, perché ho assegnato ognuno di loro uno spazio privato, non ho qua la slide, ma hanno fatto delle costruzioni stupende, tipo le case, loro l'unico pensiero era costruirsi la casa, la loro casa, il loro spazio, vestire il proprio avatar, perché l'avatar, mentre qua noi non lo vediamo, a meno che non ci facciamo un selfie, almeno così ho capito, e nel momento in cui si accede in OpenSim, l'avatar è il protagonista della scena, cioè si vede l'avatar che cammina, corre, salta, e quindi anche gestire movimenti, vestire l'avatar, era una loro preoccupazione. Molte lezioni abbiamo dovuto prima capire, ecco, tutta questa ambientazione, questa nuova modalità di costruire. Credo che sia l'ultima. L'ultima. L'ultima è una serie di foto sia nel reale che nel virtuale. Quindi a sinistra abbiamo due foto fatte, scattate in laboratorio mentre loro lavoravano. A destra abbiamo nel virtuale, l'ultima in basso non è altro che l'ingresso nel mondo virtuale, cioè gli ho detto sedetevi, vedete come fare, e là perché c'è la seduta in OpenSim, quindi gli oggetti possono avere lo script per fare sedere gli avatar, per cui è stato già dall'inizio sono stati entusiasti. E al centro ci sono le foto poi pubblicate per della partecipazione al premio Scuola Digitale. Spero di non avervi annoiato, grazie per l'attenzione e grazie a te. Anzi, grazie Rosalia, anche grazie per il tuo contributo. Bravissimo. Adesso siamo all'ultimo relatore. Esatto. Si, prego, Magic. Ok. Allora, siamo arrivati all'ultimo relatore. Avete visto come è volato via il tempo e quante cose interessanti. Io penso anche che l'entusiasmo con cui insegnano questi docenti, questi tutor, traspaga. Allora, il prossimo relatore è Rostano Marano, se vuole raggiungermi qui sul palco. Ciao Rostano, benvenuto. Ecco, io mi accomodo, prendi posizione vicino al leggio. Ci porterà un bel contributo originale. Intanto è un docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado di Azzano in provincia di Bergamo. Ed è anche animatore digitale, organizza corsi di formazione per i docenti e corsi di coding e robotica per gli studenti del suo istituto. Si è trasferito dalla Sicilia nel 2001 e quindi ha iniziato qui a Bergamo la sua avventura digitale. E più recentemente è entrato poi nella comunità di Edu3D partecipando ai nostri corsi, soprattutto con grande voglia di imparare, di mettersi in gioco, e ci presenta un contributo molto, molto simpatico, molto bello secondo me, intitolato Musei virtuali con Mozilla Hubs. Allora la parola al tutor Rossano Marano. Il mio intervento quindi riguarda la creazione di musei virtuali, in particolare utilizzando Mozilla Hubs. La scelta di questo strumento è dovuta più che altro alla semplicità di utilizzo, in quanto rispetto ad altri diciamo mondi virtuali come OpenSim, lo stesso Altspace, ha una serie di vantaggi che lo rendono più facile utilizzo. Prima di tutto non richiede installazione di nessun software, quindi si può accedere tranquillamente utilizzando un browser.
Poi non richiede la registrazione da parte degli utenti, quindi in una scuola secondaria di primo grado dove appunto abbiamo a che fare con ragazzi minori di 14 anni, questo è un grande vantaggio. Anche la facilità di utilizzo, di la possibilità quindi di creare diciamo degli scenari 3D in modo molto semplice mi ha spinto appunto a realizzare questo museo che fra poco vi mostrerò. Un ultimo vantaggio è anche quello che è possibile condividere una volta creato il tuo mondo, il tuo scenario, quindi il tuo museo, è possibile condividerlo semplicemente dando l'URL dell'indirizzo internet, per cui basta dare questo URL e i ragazzi possono entrare tranquillamente. Ho realizzato un piccolo video perché mi sembrava diciamo più consono per poter mostrare quali sono le potenzialità di questo strumento, ma non per far vedere che sono diciamo bravo io, ma semplicemente al contrario, per far vedere come è semplice veramente poter realizzare quello che adesso vedrete nel video. Quindi io direi di far partire il video, nel mentre io poi inserirò dei brevi commenti. Quindi prima di tutto ho inserito un file audio con la mia voce registrata dove spiego come muoversi, semplicemente come potersi diciamo orientare all'interno dell'ambiente virtuale. In questa prima stanza potete vedere dedicata alla matematica con oggetti tridimensionali, pensata più per la terza media, infatti vedete ci sono dei poliedri e varie figure geometriche. Poi nella seconda sala, che è dedicata alla robotica, che è uno dei miei punti diciamo di forza, perché nella mia scuola organizzo corsi di robotica e anche corsi su Arduino, e quelli sono proprio degli spezzoni dell'Open Day che abbiamo realizzato e che ho inserito all'interno del museo. Questa invece è la sala dedicata al coding con Scratch, dove ci sono un po' di lavori che ho fatto io, ma che poi ho anche fatto fare ai ragazzi. Per esempio questo è il gioco del milionario, una sorta di quiz sui vertebrati che poi hanno fatto anche i ragazzi. Io realizzo anche dei video nel mio canale personale dove poi i ragazzi possono andare a vedere, imparare a usare questo strumento. Mi piace anche realizzare videogame e anche i ragazzi cercano di seguirmi, anche se realizzare videogiochi non è semplicissimo. Qua vedete il gioco di Pong. E questa è l'ultima sala, invece è riferita a scienze, in particolare alla chimica, dove ci sono una serie di video e di giochi di simulatori che è possibile utilizzare. L'ultima scena l'ho voluta inserire un po' per stuzzicare i ragazzi sulla possibilità di passare da una scena all'altra. In particolare qui ho ricreato un ambiente riferendomi più alle terze, quindi alla parte di astronomia, dove ho inserito diciamo il sistema solare realizzato con Blender, quindi vedete tutti i pianeti che girano attorno al Sole. Quindi questo qui è un libro che ho inserito in modo tale che loro potessero poi scrivere le loro impressioni su questo, giusto per avere dei feedback. Qui invece, dopo aver fatto il mio museo, poi ho replicato questa esperienza inserendo questa volta i lavori dei ragazzi. In particolare sono delle classi prime, riferito a una classe prima, dove ho inserito diciamo tutti gli esperimenti che hanno realizzato loro. In particolare sono esperimenti sulle proprietà dell'acqua, questo è sulla capillarità, poi ci dovrebbe essere quello vediamo un attimino, ecco, sul sedano colorato, sempre riferito alla capillarità. Insomma, i ragazzi sono divertiti tantissimo, poi anche il fatto di poter mostrare il loro lavoro sicuramente li ha spinti anche a dare il meglio di loro. Questo è un altro esperimento che hanno fatto sulla pressione dell'aria, dove c'è il famoso bicchiere capovolto che non fa cadere l'acqua, la pressione spinge da sotto e magicamente l'acqua rimane nel bicchiere. Questo invece sulle cariche elettriche, strofinando la bacchetta si muove il palloncino, si muove da solo.
Quindi diciamo che i ragazzi si sono divertiti, ecco. L'importante è che la scuola non sia sempre noiosa, ma regali anche dei momenti di divertimento, perché la scuola deve anche essere, anche deve divertire, non bisogna solo imparare, ma bisogna anche divertirsi. Questa è la mia visione della scuola. Poi qua ci sono dei lavori che hanno realizzato con, dalla piattaforma code.org, dove sostanzialmente attraverso il coding creavano questi, queste coreografie di ballo inserendo vari personaggi. La piattaforma poi è molto guidata, quindi è molto semplice da utilizzare, quindi loro imparano facilmente. Ma che bello! Bravissimi, bravi. Grazie. Complimenti. Da Bergamo. Sì, ecco. non riesco a eliminarla questa. Rosalia, diglielo che bellissima. Ma infatti, adesso io vorrei qua tutti i redattori e anche tutto lo staff, chi può venire qui, nel frattempo ho aperto i microfoni, ci facciamo delle foto di gruppo perché penso che sia, tutta questa squadra ha lavorato insieme per giorni e giorni e giorni. Certo, diciamo che abbiamo dovuto, siamo partiti prima di Natale, poi sapete che non è semplice, ci sono tante cose, abbiamo delle vite piene, ma siamo qua, forse avrete capito perché io tante volte creo delle chat dove scrivo, dove inserisco i gruppi e scrivo piramide edu 3D, c'è una sintonia totale tra diciamo il modo di pensare di Edu3D e di Pyramid Café. Per me è stato un grandissimo onore, una grandissima gioia poter fare questo evento. Non ho esitato un secondo a dare la mia disponibilità. Venite qui, ragazzi dello staff, venite qui anche voi, vi voglio su questo palco. Adesso per il momento il palco è bloccato, mi piacerebbe fare una foto di gruppo tutti insieme di questa squadra sicuramente vincente. Ancora tantissimi complimenti da parte mia a voi cari insegnanti di Edu3D e anche i tutor, che Dio mio, avete sentito come sono affezionati ai loro tutor. Se c'è qualcuno di voi che sta aspettando delle foto, pubblicatele sui social. Se volete chiedere qualcosa, questo è il momento. Siamo tutti qui e possiamo rispondervi se volete interagire. Poi andiamo tutti a farci due passi in Edu3D in Alt Space. Se non ci sono domande, se non ci sono, non avete nulla da chiedere, ma abbiamo avuto una platea attentissima. Leggeteci sul sito e sui gruppi Facebook. Certo. Edu3D è un gruppo Facebook, il gruppo principale che supera i 1100 iscritti. C'è un sito, poi dopo nel video che pubblicheremo, perché chiaramente facciamo il video, pubblicheremo su YouTube, magari in descrizione del video mettiamo tutti i link di tutto quello che è Edu3D, in modo che possiate essere raggiunti da chi è interessato, come è giusto che sia. È giusto che sia che questa realtà si venga posta all'attenzione di tutta la community italiana per quanto concerne i pretendatori dei mondi virtuali. Grazie Ino è quella ragazza che l'avatar tutto fucsia e viola, è un'assidua frequentatrice e ci sta facendo i complimenti. Adesso sblocco il palco, venite tutti giù qui e vi fate la foto insieme a noi, vi facciamo vedere quanti siamo, abbiamo riempito il mondo tutta la sera. È stato sicuramente, io penso che possiate passare adesso, provate un po', non ancora? Sì, potete passare, ok. Venite qui.
Grazie di, grazie di aver partecipato. Sì, devi venire, sì, Ino, assolutamente. Vieni vicino a me, Ino. Tra l'altro volevo dire che Ino ha fatto anche un... anche lei facendo dei corsi con la community. Con il 3D? Non lo sapevo questo. No, non con il 3D, la sta facendo con Enrico nel Zoom. Ah, beh, sì, abbiamo fatto su Discord una lezione di linguaggio dei segni con Ino. Una delle cose che mi ha fatto accaponare la serie nel senso bello del termine. Veramente mi ha emozionato tanto. Sono queste le cose belle dei mondi virtuali. Una foto ve la voglio scattare pure io per avercela. Guardate che bella questa foto. È stata per me sicuramente una serata indimenticabile. Mettetevi un po' più al centro, perché vedete, il senso di tutto questo è che certo c'è sempre un team, c'è sempre una squadra, passatemi il termine, cari prof, che si sbatte, no? Che tira avanti il carro, e certo nulla succede se non c'è una forza motrice, no? Ma comunque nulla si fa senza la community. Quello che sta succedendo qui, e non solamente in Outspace, ma mi riferisco intanto alla meta cognitiva VR, che è una delle cose più belle che ho visto negli ultimi tempi. C'è lo stesso spirito che c'era a Vulcano tanti anni fa. Tutti propongono qualcosa, tutti collaborano. E poi anche Edu3D credo che sia una delle perle di quello che si è visto nei mondi virtuali negli ultimi anni, e non solo in Italia, probabilmente. Vi faccio ancora un'altra foto. Battete le mani, fatevi un fatto cheese, poi magari qualcuno viene a farmi la foto anche a me. Sono orgoglioso di tutto questo. E vedrete che molte delle persone che sono qui, che sono passate di qui o che hanno provato ad entrare qui, diventeranno protagoniste su questo palco. Ok, chi è che viene a fare una foto? Mi scatta una foto anche a me in questo momento? Io. Ok. Facciamo ancora qualche sorriso, intanto che... Okay. Grazie. Come nei migliori talk show, come nei migliori eventi di altri tempi, Big Bang ha detto stop.